Siamo tutti che prendiamo appunti perché dobbiamo scaldare i motori e c'è in collegamento un Il collega ospite stimato pazzesco. Flavio Natalia, direttore di Chuck, benvenuto in Open Day Cinema. Ciao, grazie di ospitarmi, è un piacere. Ben ritrovati. Flavio, abbiamo un piccolo ritardo come se ci dovessimo collegare via Dalla Luna. satellite. Con Quindi, Houston. Sì. grazie intanto doppiamente perché tu sei in chiusura del numero e quindi è stato bellissimo ieri quando ti ho chiesto di Vediamo collegarti oggi, lo con noi. trasmettiamo oggi alla stampa. Evviva, evviva. L'uscita di Chuck è sempre un momento per noi Guarda, questo giornalisti. Vai. lo speriamo, noi lo speriamo, ci proviamo a fare un giornale interessante. No, oggi però, Ivan, è un giorno ancora importante per un certo tipo di nostro cinema, perché i dati sull'affluenza di ieri nei cinema ci dicono che al secondo posto, dopo Il Gladiatore, c'è quello che era nato come un piccolo film molto importante, che è Il ragazzo dei pantaloni rosa, che ieri ha incassato altri 190.000 euro e arriva a una quota di assoluta eccellenza, cioè superato i 3 milioni di euro al box office. E questa è una bella e inaspettata notizia, perché, come sappiamo, è un film che racconta una storia, ahimè, vera, una storia di bullismo. La racconta con età e capacità di trasferircela, e il fatto che la gente lo vada a vedere è un bellissimo segnale. Ma guarda, non ci eravamo messi La d'accordo, Flavio, non ci eravamo messi d'accordo, ma a supporto, perché noi abbiamo anche, adesso siamo su Facebook e fra pochissimo entreremo in FM, quindi FM Facebook, ma quando ritorneremo fra qualche minuto, Monia, io riproporrò un pezzettino dell'intervista a Claudia Pandolfi e a Samuele Carrino, tratta proprio dalla tua rubrica su YouTube che è molto molto seguita appunto con il Chuck Magazine. E quindi non ci eravamo messi d'accordo, ma io ho scelto proprio il ragazzo dai pantaloni rosa per supportare questo nostro Vedi. collegamento. Sì, pochi Aspetta. secondi e tra l'altro tutti stupiti sui social di una Claudia Pandolfi in lacrime Eh sì. che mai si è svelata così, e proprio per l'emozione, proprio fa capire quanto È un sia film stato intenso. forte il tema che accomuna molti, molti ragazzi e ragazze. Niente, niente panico per Gali e niente panico per noi, anche perché abbiamo in collegamento una persona straordinaria, un tuo collega, lo vuoi presentare tu? Beh, presentare Flavio Natalia, direttore di Chuck, già direttore delle riviste, di altre riviste importanti, inviato dell'ANSA, autore di programmi Rai e Sky, dirigente Mediaset, cioè Flavio è un pezzo da 90, è un punto di riferimento assoluto per È solo i anziano, critici Flavio. cinematografici. No, sei sempre giovane, ogni volta che ti incontro hai una mente fervida e Flavio, questo per me è motivo anche d'orgoglio nutrirmi della tua amicizia. Ma io so che tu oggi Ti ci vuoi dare una ringrazio di questo chicca sul immeritato, ma genovese, sul genovese, volevo sollecitarti su questa cosa. due, in realtà Vai. sarebbero due, perché a proposito di film. Dunque, a proposito di film in arrivo capaci di farci pensare e che vanno oltre l'intrattenimento, attenzione a Napoli, New York di Gabriele Salvatores, che è Sì. tratto da un vecchio soggetto addirittura di Federico Fellini e di Pinelli, il suo grande collaboratore, ritrovato dopo 40 anni, ed è un film di una levità e di una capacità di emozionare, il miglior Salvatores pop da tanti anni a questa parte, quindi andate a vederlo. E poi, a proposito del fatto che il cinema italiano, se vuole funzionare, uso una formula, non deve farsi trovare dove tutti si aspettano che sia, innovare, deve provare le cose. Si registra, e su Chuck di dicembre è uno dei punti di forza, il ritorno di Paolo Genovese, che ricordiamo, Gatti sconosciuti, detiene il record del mondo di remake, ed è arrivato a 39. Lui torna alla commedia dopo appunto 8 anni, dopo
Perfetti sconosciuti, e lo fa con un film che si chiama Follemente, che è una sfida assurda. Praticamente lui sceneggerà, metterà in scena cosa pensa, cosa accade nel cervello di un uomo e in quello di una donna, incontrano e cominciano a piacersi. E ad animare questo saranno quattro grandi attori, quattro grandi attrici che in qualche modo rappresenteranno le varie spinte che si scontrano nelle nostre menti in occasioni come queste. Cast è alla genovese, quindi un cast importante: Edoardo Leo e Pilar Fogliati sono gli innamorati, e poi abbiamo Marco Giallini, Claudio Santamaria, dall'altra parte c'è Claudia Pandolfi, c'è la Maria Chiara Giannetta, la Vittoria Puccini, l'Emanuela Fanelli, Porca e miseria, che ancora dall'altra cast. parte ho dimenticato Rocco Papaleo insomma, Maurizio Lastrico, e loro sono amore, eros, razionalità, intuito, e quindi anche questa è una cosa che tra un po', perché esce presto, esce a febbraio, ci coinvolgerà. Ma Facciamo quel così. titolo, Ah, sì. Follemente, vabbè, mi fermo. Facciamo così, passiamo subito alla pubblicità e così ritorniamo. Io devo fare il domandone, tu lo sai, eh. Va bene, pochi minuti, grazie. Aspettaci Flavio, un Pochi minuto. minuti e ci vediamo. Open Day Cinema, pubblicità, Radio In. La voce della tua città. Ed eccoci qui in collegamento mentre va un brano bellissimo di Céline Dion. Io parto col Vai. domandone. Beh, è chiaro che Chuck sia una rivista conclamata, ha avuto un grande percorso, come anche il cinema. Ma siamo in una fase di passaggio di staffetta tra un vecchio cinema, un cinema che comunque raccontava le passioni, adesso quanto stia diventando sempre più forte il cinema che racconta delle verità. E qui il successo che ha sbalordito la stessa Claudia Pandolfi come attrice. Sì, è così. La verità è che dopo la pandemia il cinema non capiva più cosa potesse piacere e cosa no. Tecnicamente c'è stata una ubriacatura di piattaforme e poi ci si è resi conto tutti, autori ma anche le grandi company, che le piattaforme da sole non bastavano a sostenere un certo tipo di grande cinema né a fare i numeri per pagarselo quel cinema e continuare a farlo. In Italia è successo qualcosa di analogo. A quel punto, quello che funziona è qualcosa che sia autentico, che sia diverso dalla routine. E non sono parole fatte, parole, come dire, banali, è proprio così. Per cui raccontare con quello spirito quel film, Il ragazzo dei pantaloni rosa, ad esempio, funziona perché è una storia reale, raccontata con sincerità e con grande trasporto da parte di tutti. Quel film ha come dire, un antenato che è la stranizza d'amori, fatto peraltro diretto Bello. da Beppe Fiorello, la sua prima regia lo scorso anno. Anche quello raccontava una storia drammatica, perché non è che succede perché ci sono dei mostri. Questi film ti raccontano come ci vuole poco perché persone normali diventino a volte, spesso, carnefici involontari di qualcosa o di qualcuno. Questo è sicuro. Quello che vi dicevo, vi ho citato Genovese proprio perché lui sa che non può fare la commedia e basta, o rifare Perfetti Sconosciuti. Bisogna cambiare qualcosa per provare a farsi seguire, a far uscire la gente, andare fino in sala a vedere un film. Sta succedendo negli Stati Uniti, che è il cinema che dà la linea a tutti, dove sono clamorosamente diminuiti i supereroi, no? Anzi, dagli Stati Uniti arriva una tendenza che per fortuna da noi funziona meno, che sono i sequel, il numero 2, il numero 3, addirittura il Gladiatore 2, che non è un brutto film, è un film che ti intrattiene, è costato un patrimonio, è un classico numero 2 in cui la storia riecheggia quella del numero 1, ma funziona meno. In Italia lo spavento, perché nessuno andava più al cinema a vedere i film italiani, ha fatto sì che si sia liberata la creatività, e in quanto a creatività il nostro cinema ha tante carte da giocare. Senti Flavio, Grazie. sì, Vale pure per noi, eh?
Vale pure per Chuck, non basta fare sempre le stesse cose, dobbiamo ogni volta cambiare, cercare, ma vale pure per voi, credo, no? Mi hai anticipato sulla domanda, Flavio, perché provo a mettermi nei tuoi panni da direttore responsabile, lo ricordiamo dal 2019, sono 5 anni di splendido percorso e di apprezzabile davvero lavoro fatto davvero di contenuti di alta qualità. Ecco, quanto dolore provi nel dovere, purtroppo per ragioni di Menabò, sacrificare anche dei pezzi che meritano di essere pubblicati, ma questa domanda ce la devi ci devi rispondere a questa domanda adesso anche in Sì, la FM. ripetiamo un attimo in Sì, FM. sì. È con Céline Dion che noi apriamo, è con Céline Dion che noi apriamo e ringraziamo sempre il collegamento il nostro ospite Flavio Natalia, direttore della rivista, una delle riviste più importanti che c'è e prestigiose che c'è in Italia, forse è possibile che insomma, sia anche Assolutamente. in ogni dove, che è Chuck. E Chuck si gira, a te la domanda, Beh, la Ivan. domanda era quella: quanto dolore provi nel dover sacrificare dei pezzi per l'uscita, del numero, del mese? Ne provo tanto, noi abbiamo quasi 200 pezzi in ogni numero cartaceo, proprio per dare, costiamo 4,90 euro, quindi dobbiamo dare il massimo. A volte capita di dover rinunciare a qualcosa, ci spinge da molto forte l'idea di qualcosa che sia nuovo. Ho trovato il modo di avvisare il pubblico che a Natale trovo di doverlo fare e riescono i me contro te. È inutile fare gli snob. I ragazzini chiedono ai genitori di essere portati a vederli e quindi su Chuck ci deve essere almeno la notizia che ne esce un altro di film, anche perché in 7 film sono arrivati a 20 milioni di euro, cioè ragazzi, una roba importante. Al di là di questo ci sono altre cose che cerchiamo di approfondire. E la verità è che cerchiamo di metterci tutto. Questa è No, la verità. è bella questa cosa del... Anche se ci sono. Sì, vai. No, il nostro slogan è tutti i sapori del cinema, per cui ci trovi la cinefilia più elitaria e il film pop che mi verrà raccontato. Ogni tanto, come diciamo noi, apriamo, dedichiamo parecchie pagine a un solo tema, proprio perché se parli di tutto in breve non serve a niente. Gli anni brutti sono stati quelli della pandemia, perché comunque non usciva più niente. È E là vero. abbiamo cercato tante strade e devo dire che non abbiamo perso copie ed è stato un miracolo. Faticoso, ma un miracolo, ecco. Flavio, Ora che basta dirti? perché chi si loda si sbrotta. Esatto, no, ma è tutto giustissimo, un grande onore averti oggi in collegamento e grazie soprattutto per averci anticipato. Forse ci hai dato un'esclusiva stamattina, di questo mi sento davvero Qualcosina adesso. onorato. Dell'uscita di dicembre che aspettiamo davvero con grande attenzione, soprattutto curiosità per questo folle mente di Paolo Genovese a 6 anni da Perfetti Sconosciuti con un cast veramente incredibile. Noi ti ringraziamo, Flavio, ti lasciamo ai tuoi ultimi ritocchi prima dell'uscita e sarà sempre un piacere averti con noi in Open Day Cinema. Grazie. Grazie per essere stato in collegamento con noi a Radio Anche Yulm per me Open e Day grazie, Cinema. grazie mille. Ciao Flavio, ciao caro. Arrivederci. Noi diamo Ciao ciao. musica alle nostre.